got the power. Hi Warriors! What's up? My name is Axel91 e siamo nuovamente qui su Tales of Banalia per nuove ed entusiasmantissime banali avventure. Banalia, la finale, perché sennò sono banali avventure. E potrebbero anche essere banali avventure, ma non in questo caso, quindi siamo qui! Non so che... acqua pulita e prezza fresca, che vuoi di più? Ok, credo debba andare di qua per procedere con l'avventura. Allora, per chiunque poi sul vecchio video vi ha detto che ha una grafica brutta, ragazzi, è fatto con un programma gratuito e da una persona sola, quindi voglio dire, è fatto anche benissimo per quello. Ciao. Oh mio Dio, mo... due funghi velenosi. Ok, attacca. Ok, sono nei casini, completamente nei casini. Muori. Sì, uno, vai. Fungo velenoso, ti spaccherò. Non hanno le spine dorsali. Ok, perfetto, niente. Sì, ha vinto il combattimento. 100 di exp, trovi 20 gold. Ok, no, niente ragazze vogliose per strada, ma ok, quello più avanti. Bello lì, piove. La pioggia non è niente in confronto a quello che passerai prossimamente. Che te lo butterò al culo, sennò... ok. Se la metti così me ne torno a casa e inizio a fare il contadino. Che ne dici? Anzi no, che mi si rompono tutte le unghie. Se io non sei il figlio del cavaliere di cristallo, ora andiamo, il saggio ci sta aspettando. Muoviti, coglione! Però prima fammi riposare alla locanda, abbiamo viaggiato molto. Ho le vesciche sotto i piedi. Come vuoi, ma sbrighiamoci. So, ok, oh, eccola qui. Non è molto difficile da trovare, devo dire. Posso entrare nelle case degli altri? Sì, anche qui si può entrare nelle case degli altri. Se sono un single che vive in un monolocale, allora è l'unica abitazione che mi posso permettere. Hai la testa pelata. Pelato. Pelato. Comunque, qui posso raccogliere, posso rubarti della roba. No, questa è la tua tazza del ciao. Ok, fa niente, me ne vado. Non voglio sapere nient'altro di te. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Locanda! Sta dormendo? E ora come faccio? What? Ok, cinematic. Forte, sembra che sia per arrivare una bella rissa da taverna. Fai silenzio, stolto. Dobbiamo solo evitarli di andare a riposare, ricordati. Ma come evitarli? Sono queste le cose che mi piacciono dell'essere avventuriero. Non sono stato io, giuro. Ridammi i miei gold. Sono Batman, cavaliere guerriero rosso. Non mentire, ti abbiamo visto mentre rubavi dalle nostre borse. Ehi, lasciatelo stare, siete due contro uno, non è valido. Ah, e poi perché ce l'avete tanto con lui? È solo mica un ragazzino, non potete dargli del ladro solo per via del colore della sua pelle e perché porta degli occhialoni da aviatore. Strodel, sei senza speranza. Ehi tu, cosa vuoi? Ti sto aiutando, stupidotto! Perché lo difendi? Non vedi il nome sopra il messaggio? C'è scritto ladruncolo! Non è un ladro! Riesco a leggerglielo negli occhi! È un bravo ragazzo! Sei un coglione, sì. E allora lo difendi? Bene, proverete la furia di fatevi sotto! Ok, oh! Che bello il mio primo combattimento serio! Mi spezzerò un'unghia! Davvero? Eppure sembri un vero guerriero. Ho sbagliato la voce, ok. Sembro un guerriero perché in realtà sono il figlio del cavaliere di cristallo. Andiamolo a dire in giro così a caso. Dai, vabbè, farò finta di crederci. Ora facciamo secco questo tizio. Perché i mostri sono enormi? Furtivo! Avvelenamento, dai, vai, perfetto. Tecniche. Brac fisico. Wow. Però effetti grafici. Ci siamo, eh. Oh cazzo, 8 di vita, 8 di vita, 8 di vita. Oggetti, pozione, trudel. Attacca, va bene, attacca, ok. Ciao.
Ah! Oh, fa niente! Sì! Ora credo ci sarà anche il chierico blu. Trovati certo con la spada lunga. Ricevuto, perfetto. Mannaggia, siete forti. Chierico blu, perché non mi hai aiutato? Preferisco la Marvel. Non mi piacciono le risse. Ora andiamocene. Ci hanno dato una bella lezione. Un giorno riuscirò a riprendere i miei soldi. E quando arriverà quel giorno vi spaccherò il culo. Più o meno. Sei bene, ragazzo. Certo, e poi ora che ho rubato i soldi di quei tizi sto ancora meglio. Cosa vorresti dire? Hai davvero rubato i gold a quei due? No, no! Ti stavo solo prendendo in giro. Coglione. Ok, comunque il mio nome è Strudel. Nome di me. Piacere di conoscerti, Strudel. Io sono... Allora, avevo detto che avrei fatto il... messo il nome di quello che mi ha consigliato il gioco, ovvero Phoenix 3D, se non mi sbaglio. So che Phoenix 3D è un, vabbè, un nome un po' così, quindi dovrò cambiarlo un pochino. Vediamo un po'. Oh! Deciso, deciso. Ti chiamerò... No, perché io ho messa grande? Dannazione, dov'è? Fenicione! Che ci fai da queste parti, Strudel? Il male sta tornando. Devo andare dal saggio di Cadem e salvare il mondo. Dopo essermi rifatto le unghie, ovviamente. Che avete da guardare tutti? Fatevi gli affari vostri, coglioni. Ah, e provate a chiamare le guardie, polizia, esercito e compagnia bella e vi faccio fare la fine di quel guerriero di prima. Capito? Dicevamo, salvare il mondo, allora sei davvero il figlio del cavaliere di cristallo. Certamente, Fenicione, dato che mi sembri un bravo ragazzo al servizio delle forze del bene, che ne diresti di seguirmi nelle mie avventure? Ma col cazzo, mi piacerebbe, ma guadagneremmo un sacco di soldi, avremo un sacco di belle donne. Anche se io preferisco un po' i maschioni. Sono con te allora, amico. Dove devo firmare? Ah, perché ho fatto la voce da tartaruga? Vabbè. Bene, sono felice di averti con me, Fenicione. Ora andiamo a riposare e poi dirigiamoci verso la torre. Fenicione, il ladro, si è unito al gruppo. Ok, ora credo di poter riparlare con te. Solo 10 gold per dormire. Vuoi una camera? No! No, sì. Sì, ovvio, voglio una camera. Perfetto, intanto andiamo a vedere che c'è. Porta chiusa, niente da fare. Oh, ora come faremo? Madonna! Notissimo Strudel. Te la do io la porta chiusa. Oh, forziere! Lo sapevo. Tenda. Ah, credo sia per riposare mentre siamo fuori. Comunque. Fa niente. Ok, ora dobbiamo andare alla torre, se non mi sbaglio. Sì, sotto questa pioggia che cade. Qui. Ah, qui c'è un forziere. Gold 205. Mamma mia, che figherme cose che capitano qui. Questo cos'è? Questo è uno scudo, quindi sarà per... Oh mio Dio, posso rubare la roba di que... No, ok, ovviamente no. Che si può vendere? Aspetta, spada lunga no, perché non so in effetti che tipo di equipaggio. Allora, c'è il coltellino svizzero, aumenta l'attacco, però ovviamente la destrezza. Oh mio Dio! Ok, equipaggia. Ah, ok, può avere due cose, ma ovviamente non ho un altro coltello. Perfetto, quindi vendere. Ovviamente non posso vendere la spada di Arben. Ah, ok, divisione scolastica, vestito da cosplayer. Guarda. Ok, compriamo una felpa per quel coglione di pericione. E... Ghiacciata, dannazione! Ok, felpa. Ah, ok, qui è solo per difesa. Mi serve qualcuno che mi venda delle spade. Dov'è un venditore di spade quando serve? Oh, mio, mio. Diamine, devo prima entrare, salire, fa... Perché?
A volte mi chiedo cosa succederebbe se mi rompessi una gamba. Come potrei riuscire a fare le scale? Non puoi, perché sei un cazzone. Ok. E ora saliamo. Ciao, come va? Tutto bene? Un bambino grande? Oh, cribbio, tutta questa strada e non... Ah, non posso prenderlo. Ok. Complimenti, Rex. Sei un grande. Veramente. Fortissimo. Siamo qui. Credo sia questa la strada. Spero. È questa la strada? Ditemi di sì. Che... Si può... Oh, sì! Libri. Oh, che diavolo, questo ripete tutte queste cose, però... Sì, esatto. Andiamo. Beh, che fai? Non mi fido di questo posto. Ma dai, tanto siamo o no nella Torre del Saggio? Veramente la Torre del Coglione? Certo che questa è la Torre del Saggio, ma Fenicione ha ragione. Ha come la sensazione che il saggio abbia preparato delle prove per testare le nostre abilità. Così, a cazzo, perché gli va, ovvio. Probabilmente vuole vedere se tu, il figlio del Cavaliere di Cristallo, sei all'altezza del compito che ti è stato affidato. E non lo sei, perché sei un coglione. Piano con le parole, non mi è stato affidato proprio niente. Ah no, non sei un coglione, ok. Sono venuto qui a Academy apposta per avere più informazioni sulla mia futura impresa eroica. Oh. Bravo Strudel, sei un eroe. Vada! E questo che cazzo diavolo è? No, non fate caso a me. Non sono, sono un tizio uscito dal nulla. Buona fortuna, ragazzi. Qui Alfred, passo e chiudo. Ok. Dicevamo, ma non mi ricordo. Comunque, stare fermi qui non risolverà nulla. Andiamo. Ah, ok. Teletrasporto attivato. E ora qui... Ah. Sono del... Pod Lumago. Lumago. È giusto parola. Lumago. Sì, vabbè, sì, lo so, è una lumaca mago. Oh, l'avevo intuito. Hai vinto il combattimento. 125 di exp, 60 gold e un... Vabbè, quello insomma che hai trovato. Qui non c'è una... Oh, dannazione, devo passare di qui. Ok, qui... Forziere mio! Armatura di cuoio, sì. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Mentre Fenicione si trova meglio con la maglietta. No, niente. No, 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 due poisostrello. What the hell? No, sono avvelenato, cazzo. No, sono là. Oh, però dovrei avere una pozione per l'avvelenamento. Hai vinto il combattimento. 180-44 gold. Fila per 6 con il resto di 2. Oggetto. Erba medicinale. Esattamente. Vediamo un po' tanto. Ma sì, dai, Fenicione che tanto è mezzo morto. Un salvataggio. No, non si può salvare. Libri qui. Niente, ovviamente. Uggiuscione. Oh, fungo velenoso, ok. Furtivo. Perfetto, e uno è andato. Ma com... What the... 9, bastava 27. Cazzo, è possibile? Così perché ci va. Vabbè. Diamine. Forziere mio. Bracciale arca. Ok, sto odiando questo di... questo livello. Dove cazzo muori, mago? Ora posso dare anche la pozione e ho finito tutte le fottutissime pozioni, perché sì. Oggetto. C'è una gran pozione.
Ah, ok, no, qui posso configurare roba. No, non mi interessa. Vai, vai via, vai, andiamo via. Supera. Oh sì, salvataggio. Come va? Lunga sta torre, eh? Già, salviamo, su. Slot 2, dai. Meglio così. Oh, siamo anche a 15 minuti. Ah, dannazione. Ok, ma perché non posso prendere questi diamine disattivati? Comunque avevo trovato... Bracciale arcano, che aumenta il... spirito. Oh, giusto. Ok, ha lisciato, grazie, muori! Mamma. Ok, ricaricherò, fa niente, non salvo. Se ne frega di 125 di XP. Comunque, bro, termino questo, video in pace, andiamo al prossimo video in pace, sempre con il vostro Rex 91. Ciao a tutti, bro!